stato tra virgolette molto traumatico. Ma penso che l'emozione è un po' un trauma dentro della data. Sì, per me è veramente un sogno, perché comunque io che non ho fatto nessuna nazionale giovanile, arrivare in quella maggiore, quella che conta, è sicuramente motivo d'orgoglio e spero che questo sogno continui. Se concordi con le parole del CT che dice pochi giovani italiani nelle squadre? Sì, c'ha ragione, rispetto a 5-6 anni fa ci sono meno giovani italiani in campo e sicuramente secondo me bisogna avere un po' più di coraggio nel buttarli dentro, perché comunque sono all'altezza, è normale che magari all'inizio non possono sbagliare, ma con la fiducia sicuramente crescono. È un premio questa tua chiamata? A cosa? La SPAL? Al tuo percorso di crescita? Al mister? Insomma. Sì, sicuramente per il percorso di crescita. Diciamo che anche l'anno scorso con la SPAL ne ho promossi, siamo riusciti a salvarsi. Personalmente ho fatto un campionato discreto. E quest'anno speriamo di far meglio e magari sperare qualcosa in più della salvezza. Semplici ti ha ridato grande carica, perché quando è arrivato lui eri praticamente ai margini della squadra. Sì, diciamo che la mia svolta è stata con l'arrivo di Leonardo Semplici, che quando è arrivato lui mi ha dato subito grande fiducia, sono cresciuto tanto, soprattutto nella fase difensiva, e quindi sono diventato un giocatore un po' più completo grazie a lui. Da dentro che gruppo è questo? Perché fra virgolette tu sei uno degli ultimi arrivati, hai sentito tantissime critiche naturalmente dopo la mancata qualificazione al mondiale, però insomma c'è un processo di rinascita. Sì, sì, certo, è normale che le critiche ci sono state, è come giusto che ci sia, perché l'Italia non può non partecipare ai mondiali. E quindi sicuramente adesso c'è un percorso diverso, ci sono molti giovani che crescono, che vogliono dare il loro contributo e sicuramente faremo trovare pronti. Dal punto di vista tattico ti senti di poter giocare anche in una difesa a 4? Sì, sì, certo. Anche alla SPAL in più di qualche occasione abbiamo giocato con una difesa a 4, anche domenica con il Torino, quindi sicuramente devi stare un po' più attento alla fase difensiva, capire meglio i movimenti, però è un ruolo che a me piace. È il centrocampo dove si dovrà lavorare di più? Ma non credo, sicuramente ci sono tanti giovani in tutti i reparti e già pronti, che giocano in grandi squadre, quindi con il passare del tempo, degli anni, sicuramente con l'esperienza si supererà tutto. Hai pensato a venerdì sera, tra l'altro uno stadio che tu hai iniziato a conoscere molto bene quest'anno, quello di Bologna, l'inno sul maglia azzurra, comunque insomma far parte di questo gruppo. C'è la scena dentro di te? Sì, c'è la scena dentro di me, c'era già. Quest'anno le prime due giornate di campionato sono andate bene, quindi speriamo che lo stadio dall'area di Bologna porti bene anche alla nazionale.